Parte da Giulianova il tour abruzzese di Matteo Salvini per la campagna elettorale delle politiche 2022, località amata dal leader della Lega, che spesso e volentieri si reca presso la cittadina rivierasca per spingere il proprio partito e i suoi candidati durante le tornate elettorali che si susseguono. Noi siamo pronti, le proposte sono l'opposto di quelle della sinistra che propone una patrimoniale. Noi proponiamo quello che in parte abbiamo già fatto, la flat tax, la tassa piatta semplice al 15% da estendere ai 2 milioni di partita IVA che già oggi ce l'hanno, alle imprese e alle famiglie, ovviamente a partire da chi guadagna di meno e fattura di meno, l'azzeramento della legge Fornero che manda in pensione 1 milione di lavoratrici e lavoratori nei prossimi anni e permette alle aziende di assumere lavoratori giovani, più brillanti e più tecnologici e innovativi, la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate e la revisione del reddito di cittadinanza, perché molti imprenditori, molti ristoratori, albergatori, anche qua in Abruzzo mi dicono non troviamo mano d'opera, ci sono più di 1 milione di percettori di reddito di cittadinanza che rifiutano i posti di lavoro, quindi girare quei soldi alle imprese per creare lavoro si può fare, anzi io dico si deve fare, sono tutte proposte realizzabili nell'arco di poco tempo. Senatore, qualche giorno fa proprio in questo luogo uno striscione offensivo nei suoi confronti, vuole rispondere? No, rispondo col sorriso e con le idee, ma anche agli attacchi quotidiani di Calenda, di Letta, io rispondo con quota 41 e il fatto che CGL e CISL, che non sono coste della Lega, abbiamo detto bene la Lega, andiamo avanti su quota 41, fermiamo la Fornero, per me è motivo di orgoglio, la flat tax sta aiutando 2 milioni di lavoratori, potrebbe aiutarne tanti altri, sulla lotta all'immigrazione clandestina e agli sbarchi penso di aver dimostrato che volere è potere, quindi se a qualcuno a sinistra rimane solo l'insulto nei miei confronti, io rispondo col sorriso e col lavoro. Visibilmente soddisfatti il sindaco Ivan Costantini e il coordinatore regionale Luigi Deramo, che hanno chiamato a raccolta simpatizzanti e iscritti per accogliere nel migliore dei modi il loro capo politico e per compattare ancora di più un partito che il 25 settembre vuole tornare al governo del paese.